Grazie anche a lui, no? Il colpo forte di iniziare. Allora, chi ha un ruolo di legno a casa o a proprietà di una
sono degli esercizi che si fanno, diciamo, fuori dalla forma, no? Solo per abituare le braccia, no? Quindi jump seguito da squeeze, no? Continuo. Così. Perché cioè, sono tutti i controlli che facciamo. Sono combinazioni, sono tutti esercizi da fare sempre, anche se di cambiare livello, no? Okay? Perché se la via è chiusa quando vado basso, quando vado su, o quando sto andando su, vado giù. Okay? Questo è un esercizio, che sono ovviamente la forma, adesso ci sto ancora per questo movimento, okay? Quando vado basso posso avere tutto così, andare alto, certo. Allora, l'esercizio base che facciamo spesso, a due braccia, inizio io, lui ne difende, controllo il centro, ok? Qui posso già andare a colpire, ok? Alzo il braccio, uno, due, okay? Fate questi due cose qui. Allora, uno, due, alza, dovete essere sempre pronti a cogliere dove lui si scopre. Quindi, uno, due, tre, eccetera, eccetera. Ok? Quindi le braccia devono fluire. Non dovete fare cose a scatti, che altrimenti quando vi controllano, state lì a pensare ciò che faccio. E questo non ci sale a tenere, ci salta. Dovete fare. Allora, l'intenzione qual è? Adesso, siccome decido io di attaccare, l'intenzione è quella di entrare nella sua guardia. Lui è oltre che mi sente, mi aggredisce e ci prova ad attaccarmi, ma io devo sfruttare tutte queste situazioni che si creano. Ok? Mi devo sfruttare. Ecco che ci sono che fanno anche questi chiusi, perché lo dovete sentire, proprio con il vostro corpo. Dovete sentirlo, non vedere. Vedere sì, gli occhi ce l'abbiamo e li usiamo, giusto? Quindi uno, due, guardate, qua saltanza, ok? È ovvio che lui adesso mi sente o qualcosa fa. Bom, bom. Ok? Che ovviamente qui voi siete studenti di livelli diversi, allora c'è chi si sa bombare in Cisao, c'è chi ancora ha difficoltà nel rotare le braccia, eccetera, no? Quindi abbiamo visto gli esercizi intanto in maniera elementare si può fare anche così, perché quando io stacco la palma per dare la palmata mi seguo in chat, seguo l'esercizio, okay? Quindi si possono allenare benissimo le tecniche, poi quando imparerete a usare bene il Lung Sao, si farà poi. Allora, quello che volevo dire adesso è questo. Sempre ribadendo i concetti che ho detto anche prima, no? Allora, prendo la posizione che potete guardare tutti i tempi. Siamo in uno stadio avanzato di un calcio. Le braccia devono lavorare sempre assieme. Ok? Quando io decido di partire con la palmata, non è che sta lavorando solo il braccio destro in questo caso. Fuxa, no? Ha energia sempre, che se qualcosa cambia, questo deve essere pronto. Quindi la mia attenzione è sempre focalizzata nel braccio e le braccia, in continuazione, come quando guidiamo una macchina e abbiamo le due mani sul volante. Tutte e due le mani lavorano sul volante, ok? Allora, lui lavorando sempre con le due mani, come è?
non deve succedere male che arrivi in ritardo, tutti e due lavorano sempre assieme. Anche qui non è che questa adesso si rilassa perché non stava a fare questo, c'è sempre una continua energia, tutte e due le braccia, no? Poi io, lui si difende con questo braccio, ok? Ecco, questo è quello che io sento che sta succedendo, no? Me lo devo aspettare anche, perché è ovvio. Perché voi cosa fareste a posto suo? Dovete a prendere il pugno? Non credo. Fate una reazione per prendere il pugno. Quindi ve lo dovete aspettare che lui reagisce. Come lui me lo aspetto qui, me lo aspetto anche qui, ora me lo aspetto anche là, ok? Finché riesco a scoprirlo da qualche parte dove ecco che io riesco ad entrare, perché nel frattempo abbiamo guadagnato spazio. Oh, però per fare tutto questo bisogna che le braccia lavorino sempre assieme, a focalizzare sempre su tutte e due, ok? Sempre su tutte e due, focalizzare sempre su tutte e due le braccia. Io capisco che concentrandosi sull'esercizio si prende a fuoco una cosa perché si sta pensando un'altra, vabbè, è normale, ma col tempo, con l'esercizio, dovete migliorarvi e pensatelo questo. Dovete sempre lavorare con tutte e due le braccia contemporaneamente. Adesso attacca lui, ok? Bene. Questo perché lo spieghiamo in dettaglio, facciamo vedere che c'è il Jiazhao, poi c'è il Ganzhao, che mi porto già fuori dalla linea, ok? Ha già le braccia qui, le braccia qui, quando parte la palmata già sono qui, capito? Perché mentre lui viene, io mi sposto ma già lo cerco, ecco che non puoi, se sei in ritardo qua, questo è arrivato, perché è un lavoro di percezione, cioè appena lui si muove, io ve lo cerco per coppello, questo è l'idea, no? Può essere venuto quanto vuole, perché appena lo sento, mi tolgo, non ci sono più là, ok? Questo è l'altro principio, naso a naso. Lui, quando si vede, viene con la palmata, che io giro, deve girare subito mentre il naso non è il mio naso, e fai, e mi blocca, tazza, palmata, senza andare subito avanti. Qua, controllare prima, non pensare di colpire, qua. Ora non posso fare niente, lui prova a colpirmi, e questo è il momento. Chiaro questo? Il concetto di lavorare sempre con tutte e due le braccia contemporaneamente. Quindi arriva la palmata, finito. Però può continuare perché se lui gira anche lui mi ha bloccato. Ora qui si può essere risposto, ma suggerito per questo esercizio è questo che lui. Nessuno vuole prendersi il pugno, una reazione c'è. Sulla reazione noi dobbiamo ascoltare. Se io mi lancio dall'attacco, perdo il controllo. Se io rimango in ascolto, capisco quando è il momento per attaccare, non così alla cieca, devo aspettare il momento. Ok, questo è importante, no? Ora, lascio fare, provare un altro po' e poi cambiamo esercizio. Allora, un'altra sezione di movimenti, no? Attenzione. Vedete i vari livelli di attaccare? Abbiamo appena anche visto prima, no? Ok. Terza o? Chiusa. Forza, puntata. Forza. Chiusa. Forza, puntata. Un po' di taglio. Palmata. Ok? Allora. Ok? Lui vuole difendersi e lo devo inseguire qui. Lui vuole difendersi in porta fuori, ok? Dovete giocare con le combinazioni di prima.
saltato fuori per l'anima. Allora, dal bolso attacco di gomito, che qui potrebbe finire, non lo si può senza, so che ci sarà, quando lui si se ne va, ok, seguitelo, qui, lui si difende, e qui dovete trovare la via dove lui ti scopre, che può essere già, adesso lui gli metto istintivo così, ha un altro tipo di diversamente, da questo lato. Quindi, attacco, ok, uno, vai, cerca di difenderti, che questo cambia poi, attenzione. Questo si può fare anche se ci stava incrociato. Ok? Vieni. Boom. Boom, vai. Blocca. Ok. Boom. Potete provare dal parallelo. La combinazione è questa. Dal bonzo, gomitata, ok? Il gomito diventa scopo di taglio. Ok? E poi qui, a seconda come quello che fa questo, posso bloccare. Posso bloccare. Poi c'è. Ci sono incrociato, ok, uno, posso andare a rompere il gomito, subito cercare la gola e far bloccare. Va bene? Mm-hmm. Sempre uscire dal centro. Okay. Provate tutte e due. Abbiate parte del largo esercizio. Non ho abituato a fare forze. Se voi partite per un viaggio, che so, da qui a Mestre, siete intenzionati ad arrivare a Mestre. Non è perché c'è deviazione, io che faccio e torno a casa, non credo. Fate la deviazione, a Mestre ci arrivate. O se c'è lavoro in corso, c'è da aspettare un po', non c'è da fare uno so. Ho difficoltà, ok, aspetto. Ma la mia intenzione è arrivare a Mestre, a Mestre ci devo arrivare. Costi quello che costi. Ma quello mi sta aspettando, cioè la prima io devo arrivare a Mestre. Per cui devo, o a destra, o da sinistra, da qualche parte ci arrivo a Mestre. Così è nel combattimento, no? Quindi, e questo è il modo che potete vedere la testa, io mi posiziono qua per il video. Allora, fare questo non è conclusivo, è una rottura. La mia intenzione dov'è? Andarla a colpire e neutralizzarla. Quando io faccio questo, perché sono qui? L'intenzione mia è quella. E so anche che lui è un combattente, che non la sottovaluto, io rispetto, è un guerriero anche lui, e lui fa qualcosa sicuramente, quindi quando io faccio questo, vedi? Ok? Devo essere, devo aspettare. E continuare a essere fissato sulla mia intenzione. Ok? Per cui, quando io faccio questo, sono qui, vedi? Se lui è riuscito in qualche modo a non prendere la il colpo, perché si è difeso, ok? Allora devo cambiare subito. Ma in maniera sempre così, l'unica è istintiva. Le braccia lasciate andare, cioè l'idea è lì, io ci devo arrivare. Non ci sono arrivato qua, ci sono arrivato qui, ci sono arrivato dopo. Ok? O ci arrivo subito, che sono stato molto bravo, sono già arrivato, basta. Quando arrivate qua, avete già finito. Ma se non ci siete arrivati perché lui è stato molto agile, vedi? Dove, scusa, dovete. Ho tolto il suo controllo, qui l'ho tolto, ok? Quindi ho liberato il braccio, l'arma, questa, come diciamo controllata bene il controllo. Non la posso più usare. Ma se il controllo controllato bene, può andare. Tra l'altro è stato
aiutando dall'altra mano, ok? Quindi trovate subito una via. Oh, quindi fluidi e continui, tenendo sempre quell'intenzione, adesso anche piano, potete arrivare anche piano, però lasciate sempre continui un po'. No? L'altro la per difficoltà te la crea ovviamente. Okay. Cioè, sulla via dalla parte all'altra la troverete, cercando però di fare quello che suggerisce il movimento. Ma il disegno suggerisce questo. Ok? Alza per non farlo entrare, ok? Questo dalla vostra parte. Oppure, scusami, se non posso. Mi blocca qui, ok? E da questa parte. Quindi la porta si chiude, ma altre se ne aprono. E noi dobbiamo stare attenti a tutto, perché se di qua non posso andare, e non vado di qua. Oh, devo andare a destra. Questa è un'idea adesso, perché, giusto perché il cervello va preso in giro, lo dobbiamo educare. Se l'allievo fa fatica a comprendere che cos'è l'intenzione del combattimento, lo aiuta anche con degli esempi pratici della vita che tutti i giorni facciamo. Se uno va dalla fidanzata, poi il carabiniere che ti ferma, ti fa pure 300 euro di verbale, ti gira il coglione e torna a casa? Sì. Oppure, vabbè, è successo, una cosa da raccontare agli altri, però la fidanzata mi sta aspettando, io ci vado. Che se per questo voi andate fuori di testa e tornate a casa e vi si rovina la vita, siete già perdenti dall'inizio. Se invece avete la pazienza, la calma, dice vabbè, è successo, però io non glielo faccio pensare quando ho pensato. Allora, cioè io sapevo una cosa bella. Parte la battuta, l'importante è che il messaggio che volevo trasmettere. Okay, provate ancora. Grazie.